Buongiorno e benvenuti in AutoJP, sono Matteo, oggi parliamo di Hyundai e vi presentiamo la nuova i20. Parliamo delle motorizzazioni, 1200 benzina da 75 cavalli utilizzabile anche da neopatentati, 1284 cavalli, 1000 turbo da 100 cavalli e 120 cavalli. Motori diesel, 1175 cavalli, 1490 cavalli, entrambe le versioni sono utilizzabili da neopatentati. Passiamo infine alla motorizzazione GPL, 1275 cavalli e la 1200 da 84 cavalli. Quattro allestimenti disponibili, Classic, Blackline, Comfort e Style. Partendo dall'allestimento Blackline abbiamo già di serie cerchi leghe da 15, fendinebbia, comandi al volante, Bluetooth, radio multifunzione, climatizzatore e 6 airbag. Passando su un allestimento successivo, parliamo di Comfort, troviamo cerchio leghe da 16, gruppo ottico a LED, cruise control, volante pomello del cambio rivestito in pelle, sensori di parcheggio posteriori, vano portaocchiali e vano portaoggetti refrigerato. Vi ricordo inoltre il primo prezzo di partenza della nostra i20 di 9.900 euro, disponibile anche finanziamenti a tasso zero, varie possibilità finanziarie e ci tenevo a ricordare ancora la garanzia di Hyundai, 5 anni con chilometraggio limitato e 5 anni di soccorso stradale compreso. Ora parliamo di i10. Quella che guardiamo ora è la nostra nuova Hyundai 10, la City Car di Hyundai, disponibile benzina e GPL e per chi lo desidera anche il cambio automatico. Ricordavo anche che nel suo segmento è l'unica ad aver 5 posti omologati e 4 freni a disco. Per quanto riguarda i prezzi, 8.950 euro per la versione Classic con radio e clima. Con 700 euro in più possiamo avere l'allestimento login, dove di serie abbiamo luci di posizione LED, fendinebbia, 4 freni a disco, comandi al volante, Bluetooth, cruise control, clima, radio e 6 airbag. Un attimo al discorso prezzo, vi ricordo inoltre che Hyundai dispone di tasso zero fino a 8.500 euro in 36 mesi e non volevo tralasciare il discorso della garanzia, 5 anni di garanzia con chilometraggio limitato e soccorso stradale compreso in Italia e in Europa. Quindi non vi resta che venirsi a trovare qui in AutoJP, dove potete anche trovare Hyundai, Jeep, Honda, Subaru. Un saluto da Matteo. Venite numerosi!